quindi diamo il via a questa sorta di confronto partendo proprio da questo fatto. È possibile fare un diffusore che funzioni bene anche usando punti di vista diversi? Ecco, non so chi vuole cominciare. Papà della elettrocusina italiana. Allora cominciamo con il non c'è una cassa acustica, un diffusore, un sistema di altoparlanti, diciamo meglio, che possa essere considerato il migliore in assoluto, ma non esiste nemmeno se circoscriviamo il problema, cioè si potrebbe facilmente, probabilmente anche i meno esperti possono immaginare che quello che deve fare, il lavoro che deve fare un diffusore che deve essere messo sul palco di Pink Floyd sia molto diverso da quello che deve fare un diffusore messo in uno studio di registrazione e sia ancora diverso da quello che deve fare un diffusore magari di dimensioni contenute che viene invece installato in un ambiente domestico e in un condominio. Una volta stabilito questo però subentrano altre possibili prospettive, altri possibili approcci verso quello che ciascun progettista può considerare la sua migliore risposta alla domanda del proprietario della fabbrica, che potrebbe anche essere lui stesso, ma potrebbe non esserlo, che gli chiede il migliore diffusore possibile, che gli chiedesse il migliore diffusore possibile. Cioè, immaginiamo di dover fare sia io che Mario un diffusore da usare in una coppia stereofonica, quindi una cosa molto normale, niente 5TV1, canali centrali, niente di strano, da situare in una stanza domestica di 25 metri quadri, 30 metri quadri, quello che sia, comunque la stessa. Cioè, io devo dare la mia risposta per ottenere il miglior risultato possibile in quell'ambiente e magari possiamo anche decidere di usare una registrazione di massimo che sia Piantini, che sia la stessa, sia per me che per Mario. Può darsi che alla fine potremmo anche dare la stessa risposta, potrebbe uscire un modello di diffusore che potrebbe essere targato Giussani Esercio o Ciario indifferentemente, ma è più probabile che arriviamo a due risultati diversi per quello che è il nostro background culturale, ma soprattutto la nostra esperienza e la nostra sensibilità. Cioè in realtà il progettista di diffusori acustici non è come il progettista di amplificatori, che ha una serie o di elettroniche digitali o simili, che ha una serie di regole ben precise da seguire e basta. Chi progetta diffusori acustici ha a disposizione un set di misure, di concetti tecnici e fisici ben preciso, sa entro quali limiti è bene muoversi, ma può aggiungere a questo qualcosa che il progettista di amplificatori non può aggiungere, e cioè può decidere alla fine, quando ascolta il risultato del suo lavoro, se gli piace o meno, e apportare delle piccole o grandi varianti, non lo so, addirittura in certi casi si sostituisce anche un traduttore rispetto a quello che era stato scelto all'inizio, o lo si modifica. E molto spesso, se le scelte iniziali sono state corrette, diciamo logiche, si interviene sul crossover, sul filtro partitore, quando c'è, poi quando non c'è, quello che si è deciso rimane, c'è ben poco da fare. Questo può condurre a risultati anche relativamente simili dal punto di vista della timbrica. Più passano gli anni, più mi rendo conto che rispetto alla situazione degli anni 70, in cui ogni produttore aveva offriva un suono diverso, le casse CPL erano molto aperte, le casse acustiche Research molto chiuse e così via, il suono inglese era molto neutrale, piano piano stanno diventando tutte più simili fra di loro come timbrica, cioè io metto lo stesso segnale di un gruppo pop registrato, una voce, un gruppo di voce, un coro, in una cassa di una marca, lo metto in una cassa di un'altra marca, se si tratta di prodotti buoni, diciamo certificati anche da marchi esperti,
il suono può anche essere molto simile, cioè dire sono uguali, no, non sono uguali se cominciamo a fare ulteriori approfondimenti, e gli ulteriori approfondimenti possono portare a sentire delle differenze anche enormi, cioè se io confronto una cassa mia con una cassa avant-garde totalmente a tromba, a parte che io ho bisogno di 500 watt per fare quello che quella fa con 50 o forse anche meno, ma il risultato è sicuramente differente a seconda di tutta una serie di condizioni al contorno, ed è differente perché erano differenti le ipotesi poste alla base. Io a questo punto cedo la parola, concludendo soltanto dicendo, svelando quali sono i parametri che io considero più importanti in assoluto. Allora, io considero più importante in assoluto, prima di tutto, partendo dai morsetti d'ingresso del diffusore, il fatto che il diffusore presenti all'amplificatore un carico non troppo complicato da pilotare. Secondo, che l'efficienza non sia inferiore ad almeno 86-87 dB, perché sennò si rischia di dover usare amplificatori troppo potenti. Considero fondamentale che la cassa acustica riproduca a livelli adeguati a non far sentire una carenza delle frequenze almeno a partire dai 40 Hz in su, cioè dai 50 Hz in su mi va bene per le casse piccole, ma se parliamo di prodotti high-end devono poter riprodurre anche i 35, i 40 a un livello realistico. E poi, fondamentale, forse più importante di tutto, l'assenza di code sonore, che sarebbe ciò che nasce quando ci sono delle risonanze, degli elementi che risuonano sia elettrici che meccanici, acustici, e quindi possono immagazzinare energia durante la riproduzione e poi rilasciarla quando cessa la sollecitazione. E questa è una cosa che si misura parzialmente con la misura di waterfall, ma si misura anche in altri modi, e che io considero più importante di tutto il resto. Cioè la mia cassa può anche distorcere il 10% di distorsione armonica, non mi preoccupo se la coda sonora è ridottissima, mentre mi preoccuperei molto del contrario, se avessi una cassa che distorce l'1 0,03% di distorsione armonica, ma poi mi prolunga il suo alcune frequenze di 1 o 2 secondi. Io finisco qua. Prima mi è sembrato di cogliere che in definitiva si può raggiungere lo stesso obiettivo anche se tu progetti le cose in un modo e l'ingegnere murace in un altro. È possibile, cioè voglio dire, con sistemi diversi è possibile raggiungere lo stesso obiettivo. Anche perché io voglio poter specificare tutte le mie casse per potenze molto rilevanti. Ma non è, quando progettavo per la SB non potevo comunque, cioè se io devo progettare una cassa da vendere a una cifra contenuta, da usare in un impianto con un amplificatore da 50 watt, certo mi devo preoccupare di avere una buona efficienza, perché sennò suonerà piano con 50 watt o mi costringerà a portare l'amplificatore e a stressare l'amplificatore, ma non sarò in grado quella cassa economica di farla in modo che possa sopportare di essere pilotata con la piena dinamica da un amplificatore di 500 watt. Quindi per me il problema è relativo perché ho pochi modelli, tutti high-end. Per Mario, che ha sia modelli paragonabili della stessa categoria dei miei e sia modelli via via decrescenti di costo, è un po' più complicato. Lì ha dei target ben precisi che si deve auto imporre per poter offrire dei prodotti che non si rompano nonostante non possano sopportare potenze enormi, che è quello che avevo fatto io in SB appena entrato, cioè mi sono accorto che la gente alzava il volume oltre le possibilità per l'amplificatore e rompeva le casse per questo motivo. Ho fatto in modo che la potenza dichiarata per ciascuna cassa fosse quella che erano in grado di sopportare quando quell'amplificatore veniva usato male in quel modo. Quindi, se fosse stato usato bene poteva essere 10 volte di più
la potenza dichiarata, 10 volte, non 2 volte. Però purtroppo la situazione è questa, la situazione è molto cambiata. Se fossimo negli anni 80, la mia Delta 4R9 che io specifico per 500 watt, io dovrei specificarla, sì, è un prodotto costoso, quindi va in mano a gente esperta, negli anni 80 avrei potuto dire 250 watt, ma se avessi detto 500 me ne tornavano rotte, qualcuna mi tornava rotta. Infatti le 706 sono specificate per 250 watt. Questa è storia. No, io se l'ingegnere Muraci mi consente un minuto, volevo fare un passo indietro perché vedo che stanno andando avanti velocemente e chiedere a Piantini, ma come deve essere un diffusore acustico? Pronto? Sì. Come deve essere un diffusore acustico? Allora, Renato Giussani ha già detto molte cose, ha già specificato quello che sono le esigenze sia del diffusore da fare in da poter usare in casa, sia quelle che potrebbero essere le esigenze del diffusore per chi deve produrre. L'ingegner Murace prima nel suo intervento ha detto delle cose che sono assolutamente fondamentali, e se non si capisce queste cose non si capisce cosa serve a un progettista di casse e quindi cosa serve poi a chi deve riprodurre. Vorrei dire due cose che possono essere, se interpretate nella maniera giusta, sono la chiave per capire cosa serve a me. Io parlo anche come audiofilo, non soprattutto come progettista o come io infatti dicevo, tu sei un audiofilo, esatto, con un pezzo in più, certo, perché conosci com'è, certo, la musica, certo, dal vivo, certo, che poi, certo, senti riprodotto. Certo. La cosa fondamentale è questa qui. Io devo poter riprodurre nella mia sala, dove faccio il mixing, l'archetipo, uso le parole che ha detto l'ingegnere, cioè l'immagine che io mi sono fatto in testa al momento della registrazione, e cercare di riprodurla in una maniera plausibile, perché è impossibile riprodurre quello che era al momento, in una maniera plausibile, e quindi le casse che io devo avere devono essere delle casse che, secondo il mio orecchio, alla fine mi daranno quel risultato. Per un semplice motivo, perché io non uso degli equalizzatori, non uso nulla, quindi quello che viene preso in ambiente io poi lo riporto pari pari e devo risentire nel mio mixing, nella mia testa, quello che io a quel momento ho sentito. Questa è la mia esigenza. E io vorrei chiedere all'ingegnere Murace, poi andrà avanti lui, poco fa Renato ha detto che cosa è importante per lui su un diffusore, per esempio ha detto ma a me se la distorsione del tot per cento non è importante, basta che c'è, per lei che cosa è importante? Pronto? Sì, bene, per me cosa è importante? Caspita, tutto è importante. Se facciamo tesoro di una bellissima frase di Renato di alcuni anni fa, che testando dei diffusori, dei sistemi, diceva ma veramente io di neutro conosco soltanto il sapore, da qui in poi non ci sarà nulla altro da aggiungere, non esistono dei progetti neutri ed è tutto impossibile, ma non perché non ci sia la capacità da parte dei progettisti, ma perché le variabili sono talmente tante che l'unica cosa che si può fare per far quadrare i conti è il criterio di convergenza. Il criterio di convergenza è un criterio che si utilizza in matematica quando si hanno troppe variabili, e di conseguenza si fa in modo che si istituisce un cerchio immaginario entro il quale tutte queste variabili possono addensarsi e fornire un risultato accettabile. Quindi uno può anche stabilire coscienziosamente, con tutta la preparazione che vuole, di non utilizzare il criterio di accettabilità e quindi di convergenza, e quindi prendere 1, 2, 3, 4 parametri o variabili e parametri sono due cose ovviamente diverse, portarli fuori dal cerchio di convergenza ed esasperare una caratteristica. A questo punto vi pongo una domanda: questo progettista sta facendo una cosa lecita o non lecita?
ormai è normale, visto che lo fanno tutti. No, sta facendo una cosa lecita. Se sa cosa sta facendo una cosa lecita. Soltanto che, non essendo una saponetta, il diffusore non può essere neutro, quindi rispecchierà le convinzioni e le capacità anche percettive del progettista. Se per lui è importante estrapolare da quella convergenza quei due o tre parametri e esasperarli, perché deve essere sbagliato? Dal momento che i risultati forniscono un set di equazioni congruente. Semmai il problema verrà separato dal punto di vista sociale e psicologico nello stabilire quante persone saranno d'accordo con lui e acquisteranno i suoi diffusori, ma questo non ha nulla a che vedere con la fisica e con la matematica, questo è un problema di sociologia. Quindi questo significa che non c'è un canone per cui il diffusore deve suonare così, ma no, quello è quello giusto. No, è un simone, è assolutamente sbagliato. Questo invece è un'opinione diffusa che invece il diffusore deve suonare così, altrimenti non suona. No, questo no. C'è una cosa fondamentale che come audiofilo io ho acquisito nel tempo, e cioè che ognuno di noi percepisce in maniera diversa rispetto agli altri. Quindi è impossibile che ci sia un diffusore unico, perché se ci fosse un diffusore unico che tutti accettano, ce ne sarebbe uno solo e nessun altro costruirebbe. Questo è impensabile. Nella esperienza di audiofilo non ho nulla a che vedere con la professionalità degli ingegneri. Io sono venuto a capo che ci sono tre aspetti fondamentali della musica che ognuno di noi percepisce, che sono la timbrica, la dinamica, la ricostruzione ambientale. E parlo da audiofilo per semplificare. Ognuno di noi, in misura più o meno, ha un mix di queste percezioni, perché c'è chi più è attento alla timbrica. Guardate un musicista non gliene frega assolutamente niente di tutto il resto. Se il violino non suona in quel modo, non suona in quel modo. Io non me lo ricordo e mi dice in questa maniera. Se si guarda il personaggio invece che è attento alla dinamica perché gli piace la musica di un certo livello, non gliene frega assolutamente della timbrica, e quindi andrà a cercare delle casse che abbiano quelle equazioni, cioè abbiano quelle caratteristiche. Stesso discorso per chi ha una maggiore sensibilità rispetto alla ricostruzione ambientale. Io, non essendo musicista, posso anche non ricordare, non avere nella mia testa l'archetipo del violino in quel momento, ma quando sono andato a sentire un concerto mi sono fatto un'idea mentale del mio vissuto, di quello che io ho sentito, e cercherò di riprodurlo in quel modo. Quindi confermo assolutamente, dal punto di vista prettamente audiofilo, che non può esistere un solo diffusore. Ce ne sono tanti a seconda di quello che noi vogliamo adesso. Invece, dopo aver sentito cosa ha detto Mario e cosa ha detto anche Massimo, vorrei aggiungere un concetto molto semplice, ma diciamo che l'era la fenice, cioè noi tutti i progettisti lo cercano disperatamente di raggiungerlo, di applicarlo, poi qualche volta ci riescono e forse non sanno nemmeno loro bene perché, e altre volte non ci riescono e non sanno nemmeno loro bene perché non ci sono riusciti, se credevano di aver individuato il metodo giusto per arrivare ad applicare questo concetto. Cioè quello che noi chiamiamo come audiofili emozione, ovvero prima diceva Mario, si può anche violare il criterio di convergenza anche quando si cerca di fare un prodotto high-end, non è detto che tutti i parametri fisici che abbiamo deciso che sono importanti per definirne la qualità debbano rientrare entro determinati limiti. Magari posso alcuni lasciarli andare anche un po' al di fuori, ma in cambio ottimizzarne invece altri che considero più importanti. Tutto ciò rientra, diciamo, ma perché? Come viene deciso? Normalmente viene deciso ascoltando e cercando di capire se si sta raggiungendo con il maggior numero di registrazioni di massimo possibili quella situazione nella quale ci viene la pelle d'oca, nella quale proviamo l'emozione. Quando io, una cosa che ho verificato è che quando metto ad ascoltare più ascoltatori esperti,
cioè che hanno esperienza d'ascolto sia dal vivo che di diffusori, e quindi possono anche confrontare la loro memoria, ecco, quello che secondo loro è giusto, sarebbe il giusto suono per quegli strumenti o per quell'orchestra. Se li metto tutti seduti uno di fianco all'altro, o magari prima uno, poi l'altro di fronte a dei diffusori che a me danno emozione, generalmente lo danno anche a loro, cioè siamo tutti sufficientemente esperti per poter godere di questo risultato. Questo, la prima volta che me ne sono reso conto è stato quando ho avuto l'occasione di fare molti ascolti insieme a Bebo Moroni, che forse qualcuno di voi conosce, ma anche insieme ad altri progettisti o appassionati. È difficile che quando una cassa non dà emozione a me la dia a qualcun altro, però può succedere, cioè può succedere che di fronte a una cassa che ha delle prestazioni tali che all'ascolto sembra che quasi incrementino la dinamica del segnale che gli viene fornito, mentre un'altra cassa sembra che l'appiattisca, magari la persona che è particolarmente sensibile a questa che si chiama dinamica può preferire quella cassa anche se ha delle code sonore che io non tollero. Questo succede normalmente con le casse a tromba. Ho finito. Giorgio Todde, ingegner Todde di Arte Acustica, lui è il più giovane fra tutti i progettisti, ma non solo d'età, anche diciamo come attività. Lui costruisce diffusori che sono un paio d'anni, ecco, quindi veramente giovanissimo. E dopo vi dirò anche perché lui è un progettista particolare, perché ha una particolarità. Quindi secondo Giorgio invece, che cos'è che deve essere importante in un diffusore? Cioè per te che cos'è che va messo innanzi a tutto? Vabbè, io sono in fasce, non anagraficamente, ma almeno dal punto di vista operativo, anche se la passione risale a quando esisteva ancora stereo play e suono. Diciamo che il diffusore, mi riallaccio a quello che diceva Regina Giussani poco fa, deve dare emozione. L'emozione è un qualcosa che non si può misurare. Per poter ottenere questo risultato ci sono varie linee di pensiero, ognuno dice la sua. Se prendete, tanto per fare un esempio, qualunque annuario dove ci sono le marche di qualunque apparecchiatura, vedrete che per metà c'è di tutto, dalle testine, preamplificatori, finali, sintonizzatori, eccetera. L'altra metà sono diffusori. Questo perché? Naturalmente questa è la mia riflessione. Perché il diffusore è la parte più perfettibile di tutta la catena audio. È quella parte nella quale, secondo me, il progettista mette più del suo in termini di, come dire, personali, come percezione di ciò che si vuole ottenere da un diffusore acustico. Le scuole di pensiero, come sapete, sono tantissime, sia da un punto di vista della progettazione del diffusore stesso, che sia a tromba, che sia caricato in altri modi, eccetera. Questo non avviene, almeno non completamente, negli altri settori, come la progettazione di un finale o di un preamplificatore, dove si ci può in un certo senso appoggiare a delle misure strumentali che sono un po' più rispondenti a quello che sarà poi il risultato finale. Con i diffusori acustici questo è molto più complesso. Come diceva prima Piantini, sono tre effettivamente i parametri fondamentali, secondo me, che sono la dinamica, la spazialità e la timbrica, sì. Perché la dinamica, perché la spazialità e perché la timbrica? La timbrica, vabbè, è abbastanza scontato, perché deve cercare di ricostruire il più fedelmente possibile lo spettro audio, così come era stato pensato dal discografico. La dinamica perché è la parte più fisica, in un certo senso, una delle più emozionali nella riproduzione. E poi io premo molto su un altro aspetto che forse è stato
nel tempo un po' trascurato e che sta venendo fuori forse di più adesso, e che è quello della ricostruzione scenica, della puntualità, del riconoscimento degli strumenti. Perché uno dei motivi della fatica del corpo, alla quale io mi rilascio sempre, che è una delle parti più importanti a mio avviso, è legata proprio alle distorsioni temporali più che alle distorsioni armoniche. Per questo motivo mi ha portato poi, come vedremo fra un attimo, a fare delle scelte molto radicali nella progettazione dei diffusori stessi. Quindi la distorsione del palcoscenico, io lo confronto un po' come l'atteggiamento del miope senza occhiali, cioè un miope senza occhiali si affatica, mettendo gli occhiali poi tutto torna a posto. Ecco, stesso discorso per quanto riguarda la riproposizione del messaggio musicale. Se il palcoscenico è miope, il mio cervello fa fatica a ricostruire, magari riesco in un certo modo a ritrovare la posizione dello strumento, però il cervello deve fare un surplus e quindi si affatica. Motivo che mi ha portato a fare delle scelte, come dicevo, piuttosto radicali nella progettazione di fusori. Io sono partito da tabula rasa, nel senso che se avessi seguito in un certo senso la metodologia classica, la prima cosa che mi sarebbe venuto in mente di progettare è il crossover, oltre al carico dell'unità dei bassi. Invece io ho preferito partire da un altro presupposto, cioè cerchiamo di fare a meno del crossover e vediamo un po' cosa ne esce fuori. Ci ho creduto così tanto che guarda. Scusa Giorgio, io prima di passare a questo, infatti ti volevo fare questa domanda, ma volevo invece prima chiedere una cosa a Eugenio Murace. Prima Rinato diceva che lui progetta diffusori che sono di una certa categoria, di una certa fascia di prezzo. Per lei le cose sono più complicate perché oltre ad avere la fascia alta anche la fascia, diciamo così, più commerciale, più contenuta nei costi. Ma questo significa quindi che un diffusore per funzionare bene deve anche costare o no? Domanda lecita come tutte le domande, ma non corretta. La domanda che penso sia più utile per il pubblico è la seguente. Se una persona, un progettista, è anche proprietario dell'azienda, quindi può decidere che cosa fare con i prodotti, quali mercati, segmenti di mercato aggredire, la domanda è, si limita a un marketing oriented, cioè a un prodotto che richiede il pubblico, o cerca di andare anche oltre, tentando di fare qualche cosa secondo il proprio convincimento, che magari costa un po' di più, sicuramente, che impiega molto più studio, ma che ovviamente rientra nell'ambito della ricerca, e per quanto mi riguarda la ricerca pura. Io ho un laboratorio da 35 anni, un laboratorio di psicoacustica, nel quale ho fatto tantissima ricerca di base, ed è da lì che sono scaturite molte cose che poi ho applicato ai diffusori, ma che essendo di valenza generale si possono applicare tutti, persino anche ai cani, paradossalmente. Il discorso, va benissimo, come diceva Carlo, andrebbe ampliato, non avremo ovviamente il tempo, bellissimo l'introduzione che ha fatto l'ingegner Todd dei problemi relativi alle distorsioni temporali, che sono basilarmente quelli, perché il nostro orecchio non è un integratore, come invece sono i nostri strumenti di misura. Il nostro orecchio è uno strumento derivatore, quindi lui va a vedere puntualmente cosa avviene in una parte, in una porzione di field, lo campiona e vede in che modo l'energia sta uscendo. Significa fare la derivata di qualche cosa che si sposta con grande energia nel tempo. Per cui ovviamente il discorso del tempo diventa lunghissimo, implica anche la progettazione dei filtri che hanno distorsioni di fase più che accettabili, ma è il problema che hanno distorsioni di ritardo di gruppo notevolissima. D'altra parte, se si vuole puntualizzare una sorgente, è necessario far sì che l'intervento di ogni altoparlante dedicato abbia una sua struttura in frequenza, nel tempo molto puntualizzata. Di conseguenza si è costretti a lavorare con ritardi di gruppo, distorsioni di fase, tanto per intenderci, ma sono un'altra cosa, molto accentuate.
ma sono proprio queste che consentono di associare ai sorgenti la caratteristica di localizzazione. Il problema grosso, che non è risolvibile, perché è quella che io ho definito il principio di indeterminazione per l'acustica, rifacendomi esattamente al principio di indeterminazione di Heisenberg, una sorgente acustica, quindi un evento acustico, è contemporaneamente di localizzazione e di spazializzazione. Le due grandezze sono definite una diverso dall'altra, quindi se si massimizza l'una non si può ottenere l'altra, nel senso che se io massimizzo la localizzazione significa che sto perfettamente localizzando in un punto una sorgente, in questo caso l'effetto percettivo, cioè la sensazione uditiva, è come ascoltare in un campo libero e in una camera anecoica, con tutta la mancanza di informazioni relative alla parte di energia non correlata ai fasori frontali. Viceversa, se voglio spazializzare massimamente una sorgente, è come se io mi mettessi ad ascoltare in una camera riverberante, che vengono utilizzate per fare delle misure di potenza, specialmente sugli elettrodomestici. Evidentemente, in alta fedeltà non può valere completamente l'una, non può valere completamente l'altra. Bisogna trovare un punto di, come dicevo prima, di convergenza. Quindi se abbiamo un segmento, questo segmento può essere spezzato in due sottosegmenti con un numero di coppie infinite, non è vero che la coppia pari ad A, B mezzi è quella migliore, assolutamente, dipende da caso a caso. Purtroppo non abbiamo un criterio di scelta. Non esiste un criterio di scelta. Perché? Perché gli ingegneri non sono bravi? No, semplicemente perché ciascuno di noi ha una sinapsi percettiva che è diversa dall'altra e di conseguenza ciascuno di noi ha un criterio di scelta totalmente diverso. Questo si ricollega al problema del country biasing. Il country biasing è un problema insormontabile. Quindi un inglese sentirà ciò che lui dice e lui parla dai 4 kHz in su. Un italiano sentirà ciò che lui dice e lui parla dagli 80 Hz fino a 1200-1300 Hz, perché noi siamo passionali. Il problema è che ciascuno di loro ha un set di parametri psicoacustici entro il quale mediamente ci sono delle convergenze l'uno con l'altro, ma il mediamente è un problema di scattering plot, cioè in statistica le curve che voi vedete bellissime disegnate su tutti i grafici che troverete su tutti i libri, in realtà quelle curve non esistono, non ce n'è una che si è fatta così. Quelle sono tutte curve ottenute con regressione da scattering plot, che sono dei punti, che sono i rilevamenti fatti per ogni persona, un banner di scopo, che sono uno spreading, cioè una dispersione di punti su un piano XY del quale non si capisce una mazza di quello che succede. E siccome quelli che fanno ricerca alla fine devono presentare lavori per prendere e mettere i soldi in tasca, si inventano un criterio di regressione lineare per interpolare quei punti. Se voi andate a vedere le curve di Fleischer Manson, a parte che non sono complete, oltre i 12 kHz non c'è un solo ricercatore che mette un punto, perché non saprebbe cosa dire. Cioè la varianza lì assume dei valori talmente elevati che oltre i 13-14 kHz la domanda è, noi sentiamo i 15 kHz e la risposta è la curva. Qual è la curva giusta? Cioè, prima di fare la domanda... Posso concludere? Io questo volevo chiederti, dico, ma vogliamo dire perché il tuo progetto in particolare... Prima vorrei concludere, cioè, c'è qualcuno che vuol chiedere qualcosa per andare avanti? Io dico anche che ognuno di voi ha le orecchie che ha, certe hanno pure dei problemi su queste valutazioni, cioè, quindi possiamo dire che... Ma io parlo da un concetto di base che è un po' ironico di... Se lei va a un concerto, quale orecchie usa? Io ne uso tutte e due. Usa quelle che c'ha? Sì, certo. Che possono anche avere dei difetti, ci sono le sue, non sono le mie, non sono le tue. Quando ascolta il suo impianto FI, che orecchie usa? Sempre quelle che usa. Allora che valore ha il fatto se siano perfette o meno? Zero. Hanno un valore zero, però non sento meglio certe cose. Peggio per lei. Ma non è un metro, non significa che non possa giudicare se sul cercando sono meglio o sono peggio, quando
almeno questo lavoro, perché poi devo vendere le casse, allora è un po' più complicato, perché quello devo andare a vedere cosa sentono anche gli altri, no? Il discorso che faceva prima. Cioè, non me lo piace questo. Bene, no, io stavo dicendo come noi, io dico che ognuno di noi è solo uno suo, cioè nel senso che la, nostra, la percezione di ciascuno di noi è profondamente diversa. Tant'è che io uso utilizzare, per estremizzare un concetto, considero due classi, no? Estreme, sono basso percettivi e alto percettivi, chi predilige la dinamica e chi predilige la ricostruzione armonica. Quindi non avrebbe senso, se non fosse così, la tale diffusione di progetti così profondamente diversi l'uno dall'altro. Quindi per chiudere tutto questa la mia osservazione. Io volevo invece chiedere a Giorgio, allora la sua particolarità è che sarà riuscito a fare diffusori multimedia senza crossover. Sembrerebbe un'eresia, nel senso che noi siamo abituati tutti quanti a sapere che per esempio su un 3P dentro ci deve essere un filtro che invia la gamma di frequenza giusta ad ogni autoverlante, se non altro per, nel caso del Twitter, per non sfasciarlo magari con frequenze che non gli competono. Ecco, lui li fa senza crossover. Adesso io innanzitutto, se vuoi dire qualche cosa su come riesce a fare diffusori senza crossover, lo vedi tu se ti sentirà di dirlo. Ma quello che vorrei chiedere è perché senza crossover? Per il motivo stesso che stava affrontando prima Gino Murace, cioè le distorsioni di fase e i ritardi di gruppo. Ora, questa è una cosa molto importante, sì, perché è questo che sta fatto decidere, no? Di usare questa. Il nostro orecchio è proprio è uno strumento arcaico, ci portiamo appresso per decine di migliaia di anni di evoluzione. E noi siamo sempre stati preda e cacciatori, quindi il nostro orecchio è specializzato nella localizzazione dell'eventuale preda o dell'eventuale felino che ci possa aggredire, nemico che ci possa aggredire, ecco, nemico, cioè una volta non trovo la parola. Quindi la capacità del nostro orecchio, del nostro sistema, è tale per cui alcuni parametri per i quali, soprattutto tempo fa, si c'è tanto accaniti come la distorsione armonica. Ricordo gli amplificatori fortemente controreazionati che avevano distorsioni armoniche praticamente nulle. Uno li ascoltava e diceva, beh, che cos'è tutto questo? È la riscoperta di molte amplificazioni tipo Favolare, per esempio, che hanno distorsioni di seconda armonica del 5-6% che all'ascolto però sono estremamente più gradevoli. Quindi comunque questo è un altro discorso. Quindi ciò che per me è fondamentale nella progettazione di diffusore acustico è il rispetto della dei ritardi di gruppo e quindi delle distorsioni di tipo temporale, perché il nostro orecchio è fortemente sensibile a quel tipo di distorsione, molto meno ad altri. Il problema grosso è che cosa andiamo a misurare. Ora, se io progetto un amplificatore so bene quali sono i parametri, a parte logico ci deve essere un po' il pollice verde di ciascuno progettista nel trovare le soluzioni, nel trovare quelli che sono effettivamente i parametri che si sono produttori. Ma se vado a fare delle misure su un diffusore acustico le cose si complicano parecchio. Come misuro la spazialità? Ok, non ci sono degli strumenti che mi permettono di misurare la spazialità in senso stretto. So benissimo che è legata a determinati parametri e vado a ricercare quei parametri. Ora, io mi allaccio comunque, diciamo che ci sono altri produttori che realizzano dei due vie nei quali le presenze sono autocondensatori sono diffusissime. La particolarità mia è che uso dei punti via senza crossover. L'unico componente presente è un condensatore sul Twitter per un motivo. Il Twitter verrebbe sicuramente a bruciarsi con le correnti di bassa frequenza che sono quelle energeticamente più importanti. Non perché meccanicamente si distrugga, ma per il diffuso proprio il filamento. Se sotto la frequenza di risonanza di Twitter il Twitter non funziona. Cioè non dà niente, se non distorsione e poi brucia. Quindi diciamo che il concetto di base è tutto questo. E i componenti interferiscono tra di loro in maniera collaborativa e non distruttiva.
se io metto due componenti in modo casuale, questi interferiranno tra di loro con una forte distorsione ambientale, con esaltazioni, divisioni che andrebbero a discapito della qualità sonora. Bisogna trovare il modo perché questi componenti non interagiscano negativamente, ma in modo collaborativo. Il fatto che manchi un filtro che divide il lavoro fra questi quattro parlanti dovrà essere sostituito da qualche altra cosa. Cioè, allora, dice, allora dovrei, dovrei, come fanno? Dovrei fare arrivare ciò che gli compete. Allora, dovrei fare una piccola premessa. Io per crossover non intendo soltanto il crossover elettrico, perché il crossover è una, diciamo, è un concetto molto più ampio. Il crossover può essere meccanico, può essere elettrico, può essere acustico. Quindi riunendo questi tre parametri si riesce a ottenere. Ora, se consideriamo per esempio il mid va sovrapporsi completamente sia con la gamma del buffer sia con la gamma del tweeter, però senza interferire in modo negativo. Poi come, quello è la parte del progetto. Questa domanda mia era perché in effetti tutti quanti quando pensiamo a un crossover siamo abituati a pensare alla rete crossover elettrica, no? Quella fatta con induttanze, condensatori, resistenze. In realtà invece il crossover può essere anche di natura meccanica. Beh, un dipolo è un passato. Volete dire qualcosa su questa, che ne pensate su quest'idea di Giorgio? L'unica considerazione, l'unico remark corretto è il seguente. Cioè, l'ingegner Tolle è riuscito a mettere insieme un diffusore acustico che ho ascoltato e mi è piaciuto. Senza l'utilizzo di fonti elettrici, quindi di reti elettriche classiche, vuol dire soltanto una cosa, che io non sono bravo come lui. Il resto sono solo stupidate, sono veramente stupidate. Per un motivo semplice, che quando si fa la progettazione di un sistema, quando abbiamo sistemi acustici, ovviamente si tiene conto della progettazione prima della torrente, con elementi già elementi finiti, quindi si progetta una membrana, poi un magnetico, tutto quanto, raramente i conti tornano ovviamente perché gli angoli energetici sono tutt'altro che precisi, però si fa quello che si può e alla fine l'ultima funzione del trasferimento è quella acustica. Quindi le simulazioni si fanno in ultimo nel dominio acustico e il simulatore non sa quello che ha prima, cioè non può sapere se la funzione che io gli stabilisco di target posso raggiungerla per via acustica progettando questo parlante o posso raggiungerla per via elettrica o per via meccanica, non lo sa, ed è tutto indifferente per lui fare una simulazione del genere. Quindi se si riesce a fare una cosa utilizzando i non filtri va benissimo, il problema è che io non ci riesco perché non so come fare, ci sono dei tipi di interazione tra le diverse bande che non posso controllare. E siccome io seguo sempre il principio che è corretto, non è migliore, è solo corretto, della convergenza dei parametri, ho necessità di farmi di mettere dentro questo calderone tutte le cose che sto progettando. E per fare questo devo accettare l'idea che ci sono dei filtri elettrici, quindi ci sono dei ritardi di gruppo, che quindi hanno distorsioni temporali e quindi me ne dovrò giocare in qualche modo. Ma non è sbagliato, è un principio di progettazione. Se si riesce a fare questo utilizzando i non filtri, benissimo, non vedo problema, sinceramente non vedo problema. Sicuramente l'ingegner Tolle ha un suo target, se lo ha stabilito a priori e poi alla fine lo ha raggiunto, dov'è l'errore? Non esiste l'errore. È concettualmente sbagliato pensare in questo modo. Qualcuno ha qualche osservazione, qualche... come è in realtà. Io in realtà, potrebbe vedere se è delle lei, se è una cosa di
salto di 5 metri, 10 metri, sentirà un'altra cosa, non ho detto assolutamente questo. Come dire, perché la cosa che volevo chiedere è questa. Nel fare questa operazione c'è un primo elemento di mediazione che introduce un disturbo, che è la catena di riproduzione con la quale lei ascolta l'evento per renderlo, diciamo, più vicino a quello che lei ha percepito. Potrebbe essere una strada quella di cercare di isolare le variazioni apportate dalla catena di riproduzione in serie di registrazione. E se, diciamo, concettualmente potrebbe essere un'idea valida, quella di isolare il tipo di perturbazione apportata, tecnicamente come si potrebbe immaginare? Allora, quello che lei ha detto io penso di aver capito. Se io riesco in qualche modo ad avere la conoscenza di tutto quello che c'è nel percorso del segnale, da quando io lo riprendo il microfono a quando io lo riproduco, riesco a isolare tutte le varie parti, riesco ad ottimizzare queste parti, forse riesco ad avere un livello di qualità. Ho capito questo? Rispetto a quello che lei, quel prodotto lo fa così, lo vuole così, ma in mezzo prende anche tutte le informazioni che la catena. Ah, non ci sono dubbi questi. Quindi la domanda è: potrebbe essere sensato isolare? Ma isolare in che senso? Come? Isolare e quantificare. Come? Mi dica come? Quantificare, con cosa intende per quantificare? Ad esempio, lei non ci comunisco, ci metto un po' una propria maniera. È normale questo? Ovviamente è normale, ma è possibile questo? Per il discorso che è stato fatto finora è impensabile che ci possa essere un riferimento unico. Se ci fosse un riferimento unico per ascoltare, avremmo una sola cassa. Questo è impensabile. Abbiamo un solo sistema, mettiamola così come vuoi. Io sto dicendo che l'unica cosa plausibile è dal punto di vista della costruzione. Uno sceglie il proprio sistema di riferimento, che conosce molto bene, nel tempo attestato che quel sistema dà dei risultati accettabili, perché poi vengono confermati dalla storia di altri, e si basa semplicemente su quello lì. È un sistema che alla fine gli dà certi parametri, non tutti, alcuni parametri, quelli di chi ritengo importante, e in base a questo riproduco. Se lei lo ascolta, se le mie recitazioni le ascolta con un amplificatore e con uno dei cassi che sono tagliati su una parte alta, fa una recitazione sicuramente diversa da quella che avevo io. Probabilmente lei mi fa sentire sempre in quel modo e troverà una corrispondenza interessante. Stesso discorso se c'è un'esaltazione. Non esiste una scienza fisica, cioè una scienza esatta. Stiamo parlando di sensazioni, ognuno di noi ha sensazioni assolutamente diverse, la catena che riprende il sistema è assolutamente diversa una dall'altra, è impensabile avere gli stessi risultati, sarebbe semplicemente sciocco. Vorrei aggiungere le cose a tutto quello che ho sentito prima, ma si può essere veloce, per commentare anche voi. Uno riguarda proprio la cosa appena detta. Praticamente in tutto il mondo gli studi di registrazione ce ne sono parecchi e ognuno tende a basarsi sulla sua esperienza, cioè ogni tecnico ha ascoltato le sonografie.
quando aprono un nuovo studio di registrazione cercano i diffusori più usati, più conosciuti, più testati, e quindi quasi tutti gli studi del mondo usano le 4 monitor che sono quelli uguali per tutti. Cioè, poi c'è tipo il monitor principale dello studio, il monitor che sta vicino al mixer, ci sono diverse utilizzazioni. C'è stato per esempio un periodo, che non so se dura ancora, durante il quale tutti tendevano a usare questo microfono, le NS10 Yamaha. E non che suonano un pianino, ma non sono delle casse monitor, insomma. Poi per di più ci mettevano una carta genetica da altre cose per attenuare un po' le altre frequenze, che non è necessario, allora bisognava. Ci ho detto, quindi non c'è una formula magica che dica il monitor giusto è quello, la catena giusta è quella, e questo è anche il motivo per cui poi si può dire che quel tecnico è più bravo di quell'altro, che Ricci è più bravo di Piantino, viceversa, o di Vincetto o di Duxax, a seconda di quello che noi ascoltiamo sul nostro impianto, e magari ci sbagliamo perché il nostro impianto è essere sbagliato e orientare i nostri giudizi in maniera strana. E, tutto ciò, avevo detto tre cose. La seconda è che da sempre gli appassionati di alta fedeltà non sono alla ricerca del suono giusto, o sarebbero teoricamente alla ricerca dell'emozione, ma credo che ad aver provato veramente l'emozione siano 1 su 10, forse 1 su 100, perché nessuno si è mai messo esattamente al centro del triangolo stereo, cioè non so se qualcuno di voi ha mai provato a mettersi perfettamente equidistante dai suoi diffusori e a fare dei piccoli spostamenti con la testa di pochi centimetri a destra e a sinistra, fino a quando finalmente trova la posizione esatta nella quale la phantom source centrale è centrale. Non c'è uno splitting tra le due casse, tutte le cose sono al posto giusto. Ci sono degli impianti che lo consentono se si fa questa ricerca, ci sono degli impianti che sono un po' meno critici, si riesce a sentire bene anche da altre parti, ma si sente bene in senso generale, non si prova quell'emozione che si prova quando ci si mette perfettamente, esattamente al centro. Questo è solo un esempio. Allora, non sono alla ricerca di questo di audiofili perché nemmeno sanno che esiste. Io lo so che esiste perché in 40 anni l'ho verificato. Cosa vanno a cercare? I bassi, se ci sono più bassi, meno bassi, magari ci sono gli 80 Hz saltati di 10 dB, senti che bei bassi. I bassi sono i 40 Hz, non gli 80, sì, anche gli 80, ma insomma, intendiamo, cerchiamo di capirci. La corda bassa di un basso elettrico fa mi pare 31, qualcosa Hz, cioè bisogna che la cassa ti faccia, e poi anche abbastanza forte. Allora, se no non hai fai. Cioè, se hai fai, è l'hi-fi che io ho potuto permettermi, ma non posso immaginare che una LS35A sia da considerarsi il massimo, perché 40 Hz non mi farà nemmeno se c'è sparo dentro una cosa che mi fa arrivare il vetro in faccia. Allora, ciò detto, tutto ciò è un grosso problema, perché in realtà gli audiofili da sempre cosa cercano? Quello che dichiarava tutti i giorni Gianfranco Maria Binari, dalle riviste prima e dai forum oggi, il sangue, cioè vogliono che si litighi. Gli piace, ma dal punto di vista hi-fi quello che cercano è la certezza dell'ascolto, cioè loro ascoltano il loro impianto, costosissimo, installato bene, con sorgenti perfette, si sente benissimo. Fino a quando non vado io a casa loro ad ascoltare per 5 minuti e a dirgli sì sì è vero, il mio impianto va bene, loro sono insoddisfatti. Vogliono che te lo dica l'esperto. Le riviste fanno le prove per questo motivo, perché così l'audiofilo dice, ah, questo amplificatore che io sento che va benissimo, lo dice anche la rivista che va benissimo, se non la rivista non lo dice, non è convinto. Lui lo sente che va benissimo, ma non lo spiega per le sue opinioni.
era discorsi sulla fase e sui ritardi di gruppo. Quando si parla di ritardi di fase, di sfasamenti, parlare di sfasamenti o parlare di ritardi di gruppo è la stessa identica cosa. Ho parlato di code sonore, sono la stessa identica cosa delle due cose di cui sopra. Cioè, dire ho ottimizzato la fase, ti sei riempito la bocca, ma in realtà hai cercato di limitare le code sonore.